Ciao a tutti, benvenuti in una mia nuova morning routine. Come vedete sono ancora in pigiama e non ho toccato completamente l'acqua, quindi ancora devo andare a fare tutta la detersione che faremo appunto insieme. Vorrei iniziare subito lavando i denti perché è fondamentale, quindi mi munisco di spazzolino. Passerei subito a lavarmi il viso. In questo caso uso questa mousse detergente di Sien, che la trovo veramente ottima. Guardate, sembra una nuvola. Mi ci trovo bene perché è idratante, è profumata, e pulisce bene ma non aggredisce la pelle. Quindi poi passo mettendo un tonico, appunto, con un dischetto di cotone. Questo qui in particolare è un tonico rassodante e rinfrescante. Devo dire che l'effetto rinfrescante ce n'è tantissimo, quindi dà proprio gusto e piacevole andarlo a mettere la mattina. E i tonici me li porto anche sempre nel collo. Rinfrescante, questo penso che sia un ottimo alleato per l'estate. Fatto questo, quindi messo il tonico, vado a mettere il mio contorno occhi e vado ad utilizzare questo qui, che appunto avevo fatto un video a spacchettamento di questi prodotti presi da Bio Vegan Shop e sono marchiati su Bioetic. Mi ci sto trovando veramente bene, quindi vado a mettere il contorno occhi, che è un contorno occhi comunque idratante, a sgonfiare le borse, a delineare le occhiaie. E all'interno appunto è ricco di olio di argan e acido ialuronico, quindi veramente è ottimo ed è naturale, quindi comunque tutti i principi sono belli puri. E io, come vedete, la mattina lo stendo molto velocemente. Una volta steso grossolanamente, vado a picchiettare sul contorno occhi per attivare la circolazione appunto e favorire anche l'assorbimento del contorno occhi. Delicatamente fate questo movimento, vedete, con il pipistrello del dito, e così facendo appunto il contorno occhi va a penetrare meglio. Proseguo mettendo appunto il siero viso prima della crema, è della stessa marca appunto del contorno occhi, è appunto su Bioetic, e devo dire che tra tutta la linea, perché l'ho comprata tutta, il siero è quello che mi sta maggiormente piacendo. È un siero lisciante e antirughe, ha un effetto veramente lisciante, pelle di seta, veramente una pelle liscissima, impalpabile, come un culetto di una bambina, e la sento anche bella idratata, però allo stesso tempo è leggero, quindi si assorbe subito, non unge il viso. Questa piacevole sensazione di pelle liscissima, soda, bella idratata, e dà anche un effetto leggermente di tensore, quindi comunque di pelle rassodata. Lascio assorbire alla perfezione il siero, nel frattempo mi dedico le labbra. Vado a mettere appunto un balsamo labbra colorato. Quindi un balsamo labbra colorato, poi procedo appunto mettendo la crema da giorno. In questo caso io andrò ad utilizzare questa crema di Estée Lauder, semplicemente perché è l'unica che all'interno ha un fattore di protezione, perché ora comunque le giornate iniziano ad essere carine, anche se scendiamo solo un attimo per buttare via la spazzatura, comunque i raggi solari ci beccano. Quindi io vado a mettere un bel po' di crema e la massaggio bene. Se riesco cerco di fare questi movimenti, me la metto anche nel collo. Tutte le volte appunto che vado a stendermi un prodotto cerco di tirare verso l'alto, almeno così ho anche un effetto disteso della pelle, in questo modo. Se vado a fare questa zona faccio questo movimento, se vado a fare le guance faccio quest'altro movimento, quindi sempre verso fuori. Una volta stesa la crema, che poi ha un buonissimo profumo questa qui, visto che comunque sto in casa, i capelli li lascerò in questo modo perché andrò comunque a fare la doccia stasera, burro cacao l'ho messo, andrò a mettere semplicemente un siero ciglia e sopracciglia. Visto che non andrò ad applicare altri prodotti,
almeno farò sì che comunque vado a rafforzare e a far crescere miracolosamente anche un po' le mie sopracciglia. E devo dire che questo siero funziona, sì, però non è che non aspettatevi grandi miracoli, nel senso che dovete avere come per ogni cosa la costanza e poi vedete va applicato come un mascara semplice. Come se fosse un mascara trasparente. E per andare a coprire queste belle occhiaie, nonostante io sia in casa, vado ad utilizzare un fondotinta, in questo caso il Virchi Derma Blend, che funge sia da fondotinta che da correttore, ma io lo sto utilizzando principalmente perché voglio terminarlo, cioè sono arrivata alla fine, esce veramente poco prodotto, quindi ne vado a prendere un po', lo metto sotto la zona del contorno occhi e basta. E me lo spalmo. Diciamo che avevo un po' abbondato quel prodotto, ovviamente perché non ci vedo una ceppa da qua là. E le occhiaie non sono scomparse, però comunque per stare in casa diciamo che questo risultato è più che discreto. Quindi comunque tendo ultimamente ad utilizzare prodotti che ho un po' accantonato, che comunque mi stanno finendo, quindi sto cercando appunto di terminare e mandare avanti quelli senza andare ad utilizzare correttori comunque che per stare in casa li trovo un pochettino sprecati. Quindi spero appunto che la mia morning routine vi sia piaciuta e come vedete mi sto svegliando adesso alla fine, però comunque volevo essere veritiera e fare veramente come sempre un video appena sveglia, quindi veramente che non avevo toccato l'acqua, che non mi ero già sistemata, perché se no non ci trovo il senso. Vi mando un bacione, anzi mando un bacione in particolar modo a Morena, che è una ragazza che mi segue qua appunto su YouTube, ma ovunque. Ed è molto molto carina e ci teneva ad essere salutata. Quindi ti mando un grandissimo bacione. Grazie per tutto, grazie per essere super mega carina con me e ci vediamo appunto in un prossimo video.